Eccoci qua, ragazzi, abbiamo portato anche Romeone, tra l'altro chiudi la triade dei giornalisti, ho portato Fabiana, ho portato Giovanni, adesso porto te, chiudiamo questa triade di mercato, che questo mese questa sessione è stata abbastanza impegnativa. Rome, come stai? Ciao Luca, grazie per l'invito in primis e un saluto alla tua community. Sì, l'ultima settimana è stata inimmaginabile perché, l'ho già detto, se 8 giorni fa mi avessero detto che la Juve in meno di 7 giorni avrebbe preso Vlahovic, Zaccaria, Gatti, parallelamente sarebbe riuscita poi a piazzare Kulusevski, Bentancur e anche in prestito Ramsey, avrei chiamato un'ambulanza, non ci avrei mai creduto. E TSO. invece la società ha lavorato molto, molto bene, ha dimostrato di avere le idee chiare. E credo che poi abbia regalato a tutti noi anche un po' di spensieratezza, perché il mercato è anche divertimento, il calcio è sport, però siamo tornati anche se siamo, non dico bambini, perché è una roba quasi retorica, abbiamo vissuto l'essenza di questo sport sognando ad occhi aperti e poi, dal punto di vista giornalistico, con il privilegio di raccontare davvero le mosse della Juventus che ha dominato il mercato europeo, direi. Ma io direi che si può dire anche tornati bambini, almeno io personalmente questa cosa la sto abbastanza vivendo. Rome, tra l'altro, vabbè, a parte che tu hai fatto il saluto alla community, io invece li invito a passare sul tuo canale che trovano comunque taggato nel titolo, nella descrizione. E io, lato mio, dato che io faccio questo lavoro, io non posso fare altro che ringraziare il fatto che ci siano giornalisti. Te e gli altri che abbiamo già citato, che in questo periodo sono andati nelle informazioni, perché sennò noi diversamente non avremo nulla di cui parlare. Quindi è stato un lavoro che avete fatto tutti in modo eccellente, in maniera eccellente. E io adesso io qua c'ho un segreto, non so se lo posso dire, Vai, puoi dire quello che vuoi. al massimo lo taglio. Io so che Massimo, tagliamo qua. A few moments later. Non si può dire, non si può dire questa cosa qui. Non si può dire, la Non si può tagliamo. dire, Vedi, non si può dire. io te l'ho detto che non si sapeva. Vedi, la tagliamo. Qua la Come fai a tagliamo. saperlo? Vai, puoi dire quello che vuoi. Non si può dire, non si può dire questa cosa qui. Niente, allora questo segreto non si può dire, però ti faccio un'altra domanda. Ma come l'ha vissuta Romeo Agresti, giornalista, questa cosa di Vlahovic? Nel senso che all'inizio tu, giustamente, non avevi conferme su questo fronte, quindi sei stato zitto, non hai voluto commentare, secondo me, linea giusta, notizie di altri. E come l'ha vissuta? Il Romeo tifoso e il Romeo giornalista? C'è questa No, allora contrapposizione. io te lo dico sinceramente, infatti ho fatto i complimenti anche oggi allo pranzo con Fabiana, perché io non credevo in generale che Vlahovic fosse più roba da italiane, nel senso che anche dalle informazioni in mio possesso mi dicevano 70-80 milioni alla Fiorentina, 7-8 al calciatore, le commissioni alla gente, mi dicevano molti operatori di mercato e roba da estero. Però, poi credo anche nella professionalità delle persone. Se una persona come Fabiana Della Valle fa un articolo simile, è perché trova delle conferme. Io sono stato zitto finché non avevo le conferme, ma molti dicono: stai zitto perché sai, magari vuoi nascondere. No, io stavo zitto perché non sapevo niente. Quindi, quando ho saputo, credo quel famoso lunedì sera, ho scritto. L'ho vissuta in maniera abbastanza. Cioè, è difficile credere a un'operazione di questo tipo, cioè nel senso con la Juve che si presenta col balloppo che porta via il calciatore, che lo soffia all'Arsenal, ma lo soffia anche al Tottenham, perché ti garantisco che anche il Tottenham per giugno ci stava lavorando. Giornalisticamente è stata una settimana incredibile perché c'è stata la straordinarietà della caratura dell'operazione, cioè i costi e il nome poi del giocatore che è portato a Torino. Da tifoso dico, no, è una roba straordinaria perché se uno tifa Juve e vede la sua dirigenza che aggredisce il mercato e non lo subisce in maniera passiva, beh, è tanta roba, perché innanzitutto credo che la Juve abbia dato un segnale enorme a tutti, abbiamo dato un segnale enorme a tutti, come dire, noi non dormiamo, noi investiamo su chi vogliamo investire. E poi al tempo stesso ha messo anche i puntini sulle i, cioè la Juve se vuole compra, punto. Ma giornalisticamente, Rome, questa è stata la sessione di mercato più incredibile da accettare, da vivere, da lavorare, da raccontare, o quella di Ronaldo Beh, magari Ronaldo è un a colpo parte, dici te. scientifico, però paradossalmente Ronaldo è un colpo che dal momento che c'è, diciamo, il giocatore che decide di andare via, c'è un prezzo fissato, la Juve è arrivata là, pam, ha portato via il giocatore. Certo. Qua c'è stata una trattativa, secondo me, in sordina, dove la Juve probabilmente aveva un piano A, piano B, piano C. Il piano A l'ha portata avanti
magari immagino per un mesetto in maniera segreta con la Fiorentina, e dopodiché il piano A è diventato piano A, appunto, non c'è stato il piano B e piano C. Quindi, secondo me, è stata una delle settimane più impegnative da quando io seguo la Juve, giornalisticamente parlando, perché poi anche il colpo Zaccaria è Certo. passato sotto traccia in sordina, ma vi garantisco che la Juve l'ha soppiato davvero al Abbaia. Bayern, perché se fosse arrivata a giugno, secondo me Zaccaria sarebbe rimasto in Germania. E la Juve sapeva perfettamente che per prendere Zaccaria avrebbe dovuto giocarsi le sue chance subito. E in 48 ore ha preso il giocatore. Lo porta... Zaccaria è un nome che facciamo da novembre-dicembre. L'ha portato un po' avanti. Ha tentato anche altre strade, per esempio Bruno Guimarães, che poi è finito al Certo. Newcastle. Però la bravura di questa dirigente è stata quella di anticipare tutti e in concomitanza di riuscire a far spazio con Bentancur. Cioè, sono stati un effetto domino che è di una difficoltà. Io vi garantisco, ragazzi, perché poi... Per chi vive lavorativamente parlando il mercato, io so perfettamente quanto sia difficile far combaciare tutto. Cioè, qua parliamo di Certo. 5 giocatori che si sono mossi in 4-5 giorni. Voi mettetevi nei panni di una dirigenza che deve trattare con gli agenti, con gli intermediari, con i club. È di una difficoltà mostruosa. Per cui a me è piaciuto tantissimo come abbiano lavorato la dirigenza, come Cioè, abbia lavorato la dirigenza. è difficile organizzare 10 per un calcetto, figurati il trasferimento di 5 giocatori. Ma poi parliamo di un giro di soldi non indifferente, perché anche le operazioni Kulusevski e Bentancur per me sono due operazioni giustissime. Kulusevski, ora toccati fare Spurs affinché vada tutto bene, perché se va bene loro va bene la Juve. Anche Bentancur erano soldi che potevi prendere oggi, non è detto assolutamente che questo treno sarebbe ritornato. Quindi io credo che la Juve sulla carta abbia fatto tutto quello che doveva fare. Ora, come sempre, è il campo, puoi mettere il verdetto sovrano. Occhio a parlare del Tottenham che sennò Mecca poi ti massacra. Ma tu immagina Mecca, mi stiamo già massacrando perché due giocatori della Juve che vanno al Tottenham, figurati. Però sai cosa c'è, Rome? Io ho questo dubbio che magari tu mi puoi chiarire, perché un po' si sta parlando del discorso, ma perché allora la Juve non l'ha preso prima Vlahovic? Può essere stata una sorta di metto le spalle, la Fiorentina con le spalle al muro, la obbligo quando manca così tanto poco che il giocatore ha quella scelta lì a cederlo alla Juve? È una strategia che mi convince. In generale, bisogna capire poi come la Juve sia arrivata a questa scelta, cioè quanto sia stato anche difficile, magari a livello di budget, estrapolarlo dall'aumento di capitale, ottenere Certo. poi magari sì della proprietà. È un lavoro lungo, secondo me, un lavoro molto lungo, cioè non è decidere di fare un assegno, prendo il Eh giocatore sì. pronto. È tutta una strategia che poi magari va a condizionare le offensive in estate, cioè io credo che sia stato un ragionamento condiviso da parte dello stato maggiore della Juve per giorni, al tempo stesso però poi c'erano le spalle coperte, c'era l'opportunità di farla e il tempo si è rivelato un alleato, perché se Vlahovic avesse aperto inizio mercato all'Arsenal È per questo quello che ti avrebbe dico. parlato. Quindi evidentemente il giocatore sapeva che la Juve avrebbe fatto sul serio e quindi poi il tempo ha portato la Juve a portare il giocatore dalla sua definitivamente e soprattutto a convincere c'è la Fiorentina che però, ragazzi, alla fine ha ottenuto quello che voleva, Eh certo, portato a casa sì. più di 80 milioni, cioè non è che la Fiorentina abbia fatto un'opera di bene, perché se stiamo ad analizzare poi chi ha finanziato negli ultimi anni il mercato della Fiorentina, la Juve, tra Bernardeschi, Chiesa, Vlahovic, cioè business is business, punto. Io condivido l'epicità di questo mercato, come dicevi prima. Io, per dire, la mia valutazione è stata 10 lode, perché penso che tutto quello che si doveva fare sia stato fatto e anche oltre una sessione invernale. Cioè, stiamo parlando di... Poi non so se tu hai dato un voto, vuoi dare un voto. No, io darei 11, A posto, perché, va, a posto. no, io do 11 perché è stato fatto tutto ciò che bisognava fare, hai ragione. Io però adesso guardo già in là, tra l'altro oggi hai fatto un tweet che dice vediamo un po', perché sei già proiettato, no? Ovviamente Sì. sì, A me non adesso piace diciamo. parlare, perché poi sai, quando si chiude il mercato, parlare subito della sessione estiva con tutta la stagione da giocare, la parte Certo. rimanente. Lo È trovo sempre follia. poco professionale, però poi ho fatto le mie verifiche, quindi se trovo delle conferme le dico anche al 1º febbraio, ovvero sul fatto che la Juve sia vigile su Zaniolo, è vero, in maniera più Mamma mia. assoluta, e vigile anche molto su Cambiaso, il terzino del Genoa che vorrebbe Certo. bloccare, insomma la Juve ha le sue strategie. Poi sai Luca, il mercato estivo viene pianificato ora, Eh sì. cioè febbraio, marzo, aprile sono i mesi che portano le strategie decisive da sferrare in estate, quindi è normale che la Juve si muova. Poi ho visto le parole anche di Tiago Pinto, il direttore della Roma, che ha Ha detto: non posso detto mettere mano sul fuoco, che era. No, la Juve è molto vigile su Zaniolo, ma lo è da una vita, lo è da una vita.
un giocatore che a me risulta che piaccia tantissimo a Max Allegri, quindi io credo che se ci saranno degli spiragli la Juve ci proverà, sì. Però qui dopo torna in ballo un fattore intermedio, no? Perché in tanti hanno detto sì, però mercato fatto bene, ma alcune cose non le hai sistemate. Tu sei sempre stato di quella linea, hai quelle informazioni, Dybala, Juve, tutto fatto. Io ora non ti chiedo l'indiscrezione giornalistica, ti chiedo proprio cosa ne pensa Romeo, il Romeo appassionato di calcio. Quindi c'è eventualmente un rischio che questo punto interrogativo Dybala possa interferire? Finché non ci sono le firme, i rischi ci sono sempre. Poi io... Vabbè, nel dettaglio l'accostamento Zaniolo di Bala ci può stare, nel senso che magari decidi di giocare in un'altra maniera, vai a fare, che ne so, un 4-3-3 un po' più puro con Zaniolo, Chiesa e Vlahovic, quindi capisco che in questo momento scatti immediatamente il ragionamento, però poi penso magari puoi fare anche un 4-2-3-1, no? Eventualmente Zaniolo, di Bala, Chiesa e la punta. Io credo che poi in generale la Juve probabilmente abbia bisogno di un esterno offensivo, avendo perso Kulusevski e con i futuri Bernardeschi, che comunque è in bilico, ma anche Chiesa. Chiesa quando è che torna? Chiesa si è fatto sì, perché poi Chiesa ovviamente auspichiamo che torni nel minor tempo possibile, nel miglior modo possibile, che è la cosa che più preme. Però su Zaniolo sì, evidentemente se la Juve sta monitorando è perché ha più idee, magari anche più orizzonti tattici da sperimentare. Io tra l'altro ho questa roba in testa, una frase di Moggi che torna fuori spesso, e cioè quando vendo Zidane io avevo già comprato Nedved, Buffon e Thuram. E io un po' questa sessione la sto vedendo. Diciamo Luca che però chi potrebbe essere l'uomo che ti porta i soldi? Uno solo. Certo, stiamo andando in quel punto lì, cioè le sensazioni che magari lui possa dirti. Nel senso poi... Ma molti fanno l'accostamento Dybala a Zaniolo. Però Dybala se lo perdi a zero, Zaniolo devi pagare. Certo. Se non so quanto costi chirurgicamente, ma immagino è 40 milioni di dare. Poi insomma, giusto è anche le remore di molti tifosi che dicono: ma ha fatto due infortuni gravi. Questo è anche vero. Però. Però sai, cioè, di solito si parla di De Ligt eventualmente a Barcellona, ma io se sono De Ligt al Barcellona non ci vado mai in questo momento con questa Juve che sta ricominciando a mettere in piedi qualcosa di... Quindi mi sembra anche un po' follia, anche perché dopo sei cortissimo dietro. Cioè, ma lì dipende tutto da lui, Lucone, perché dopo questa stagione ha altri 2 anni di contratto, quindi insomma devi arrivare in questa primavera comprendendo se il ragazzo voglia... eventualmente rinnovare oppure devi venderlo, cioè perché puoi rischiare poi di trovarti in una posizione di debolezza, perché poi a 2 anni dalla scadenza lo devi vendere quest'estate, punto. Se invece il giocatore ti dice no, perché cioè a me il progetto inizia a piacermi nuovamente, abbiamo preso Vlahovic, la squadra sta salendo di tono, ci sono dei ben perché c'è, io resto, punto. Però secondo me non puoi restare, o vai al rinnovo, va la cessione. Infatti ti volevo dire, cioè, può esserci un rinnovo in mezzo a questo punto, magari annulliamo la clausola, non lo so, e robe di questo tipo. Lì adesso bisogna vedere come la Juve ci deve impostare il discorso, perché poi, sai, De Ligt non è un riempitivo, cioè se perdi De Ligt devi prendere 2 difensori, è vero che uno l'ha già preso ma non ha mai giocato in Serie A. Però ha investito, quindi evidentemente anche qui la Juve vede in Gatti un buon potenziale giocatore, però bisogna fare le cose fatte per bene. E poi Romeo, oggi te eri presente, no, la presentazione di Vlahovic, e c'è stato un simpatico siparietto che mi hanno sottolineato nei commenti del video, perché io ho detto molto educato, ho salutato tutti, e mi ha detto tranne salutato me. Tutti tranne Romeo. Tranne me, sì, ha mosso solo le labbra, infatti, no, però eccezionale, di un'educazione spaventosa, è stata, l'ho detto nel mio video su YouTube, è stata una delle conferenze stampa più belle che io abbia mai visto di presentazione di un giocatore. E io seguo la Juve professionalmente da 11 anni, 12 anni ormai. Quindi da questo punto di vista, tanta roba. Un ragazzo che ha le idee chiare, sa dove vuole arrivare, sa come farlo, non gigioneggia nelle parole, sa perfettamente l'italiano. È un professionista serissimo e speriamo che regali tante gioie alla Juve. E domenica che c'è il Verona, ci sa già qualche informazione? Locatelli squalificato. Beh, diciamo ragazzi che Dybala, tornando proprio tra gli ultimi, perché è nazionale, secondo me ci può stare che giochi subito. Vlahovic avrà già 8 giorni di allenamenti, 7-8 giorni, quindi Vlahovic può giocare. E Morata comunque è rimasto qui, quindi secondo me ci può stare sulla carta la coppia Morata-Vlahovic. E Zaccaria? Zaccaria sono curioso, perché secondo me invece a centrocampo...
Cioè, è difficile buttare dentro subito Zaccaria così, catapultato in un nuovo mondo. È vero che Locatelli è out per squalifica, però magari, sai, puoi dare un po' più di continuità magari ad Arthur, Rabiot, Urtur. a Rabiot, a chi c'è McKennie. rimasto? McKennie. McKennie. Quelli abbiamo, Basta, non ce ne sono più. quelli abbiamo. Mi dispiace non dire, perché io ti dico la verità, io non ero un grande fan di Bentancur, perché per me è un giocatore che è arrivato a una certa e non è andato oltre. Sono Dopo 5 d'accordo. anni, se non sei né carne né pesce, è giusto, insomma la Juve ha fatto bene. Lo dico adesso, poi magari entra un fenomeno con Conca. Certo, Per me, sì, beh. ad oggi, la Juve ha fatto bene a vendere Bentancur. Però è ovvio che prima di Bentancur avrei magari tentato di Rabiot. piazzare no, Arthur, ma solo a Bentancur me l'ho offerto. Sono d'accordo perché io tra Bentancur e Rabiot vendo Rabiot tutte le volte, Tutta la vita, tutta la vita, in tutte le ma neanche senza pensarci. Però il problema qual è? È che uno prendeva 3 milioni e vite. E l'altro mezzo, 7. l'altro 7, uno aveva Dici te. offerte, E l'altro no. l'altro no. Non è poco, dici te, nel calciomercato. Non Molto è poco, non è sembra. poco. E modulo, secondo te? Si continua Ma così? Si secondo me cambia? con Zaccaria 4-2-3-1 lo puoi fare in maniera un po' più consistente, perché Zaccaria con Locatelli ti dà fisicità in mezzo al campo, geometria, qualità. Poi è anche vero che chi segue il calcio tedesco ti dice anche, Zaccaria è un giocatore anche su box, eh? Uno che ama aggredire Certo. gli spazi, che prova a vedere la porta, che si inserisce. Quindi secondo me puoi fare anche 4-3-3. È un giocatore che, diciamo che tra le tipologie di centrocampisti, più così, che trova un maggiore terreno fertile ai pensieri di Allegri, ci sta la grandissima. A me risulta che fosse una delle sue primissime scelte in questo mercato. E questo è un indice perché quanti anni è che si dice la Juventus deve fare mercato sull'allenatore, non sulle occasioni di mercato? Questa volta No, finalmente. ma infatti l'auspicio di aver trovato un giocatore forte, diciamo che, allora, il centrocampista che ha preso in estate la Juve ha fatto bene, cioè Locatelli è un Direi di giocatore sì, da Juve. direi di sì. Un giocatore da Juve. Per quanto riguarda Zaccaria, speriamo che anche lui possa far bene, perché a quel punto tra McKennie, Zaccaria e Locatelli inizia ad avere un centrocampo che non si avvicina a quello dei mostri sacri, Beh, va e inizia bene. a avere un suo perché. Ma infatti, guarda, questa è l'ultima domanda conclusiva. Ma il livello di questa Juve adesso qual è? Perché una Juve rivoluzionata, cioè, ti ricordo che siamo in pausa nazionali, cioè, ne sei consapevole di questa Sì, cosa? fortunatamente la Juve ci ha regalato una gioia nella gioia, ovvero farci dimenticare questa inutilissima pausa. Però non era mai successo di vedere una squadra che arrivava dopo questa pausa nazionale invernale a essere tutta un'altra roba, perché secondo me tu quello che hai visto fino adesso della Juve lo prendi, lo metti in un sacchetto dell'umido, lo porti fuori perché non è più quella. Nella Quindi maniera. Sì, ora è una squadra un po' più allegriana, non che prima non lo fosse, però con le caratteristiche è stato preso il miglior 9 possibile, o meglio. 9, 9, 9 futuro, sì. Novone, novone. un 7 interim. E poi anche a centrocampo è stato preso quel giocatore che Allegri voleva, cioè possente, che però sappia anche inserirsi, che abbia qualità, perché poi Zaccaria non è solamente un rubapalloni, l'ho No, dimostrato contro c'ha un bel l'Italia, piede, c'ha un un bel giocatore piede. che è, sa dare il tu alla boccia. Quindi secondo me ora la Juve ha fatto un salto di qualità. Non è ancora a livello dell'Inter, perché per me l'Inter è più forte ancora, ma nei giocatori, anche nella leadership, la Juve ha pochi leader. Sì, Pochi leader. per Quindi adesso sì. pochi. Adesso sì. Speriamo che magari Vlahovic ne diventi uno, se lo diventerà, sarà un leader silenzioso, e che Zaccaria diventi un giocatore importante. Quindi tu la piazzi comunque al secondo posto ridosso dell'Inter a livello di qualità della rosa adesso? Assolutamente. Ragazzi, la Juve in attacco ha Dybala, Vlahovic e Morata. Perché per me era già così prima del mercato, Era anche io mi ero illuso che potesse esserlo, ma ci ha dimostrato che non era così. Ora, se io guardo Vlahovic, Dybala e Morata, più Bernardeschi, Kane e Caio, guardo una squadra che ha il reparto offensivo più forte della Serie A. Poi è per quello che ti ha dico. qualcosa in meno a centrocampo dell'Inter, Sì, perché intendiamoci, sì. Ma anche dietro, però sei lì. probabilmente. Anche Così, dietro, sei lì. probabilmente. Sì, diciamo, mettiamola così, zero alibi. No, perché il punto sono quei 14 punti potenziali, secondo me, in questo momento. Perché se no, di distanza, intendo, dalla vetta. Se no, qualche Questa ragionamento. seconda parte di stagione deve portare alla convinzione, oltre che ai risultati, che tu stia ti stia avvicinando a colmare il gap con l'Inter, e che tu Certo. possa, attraverso poi un mercato mirato in estate, giocarti davvero nella prossima stagione le carte scudetto. Punto. Ma Deve esserci ora una crescita nel collettivo.
però passa da questo mercato, perché noi siamo stati, io mi ricordo anche l'ultimo giorno dell'anno, il 31 dicembre, che tu parlavi di Morata a Barcellona, va via se si trova un sostituto. Mi sembra che il sostituto l'abbiano trovato, ma Morata è Sì, ancora qua. no, e Morata non è andato via. Zaccaria, se esce Arthur, ma mi pare che Arthur sia rimasto. Cioè, tu Sì, sei diciamo riuscito. che la Juve è stata bravissima nell'arco di queste settimane a far mutare le strategie, ma mantenendo le idee molto chiare. Nel senso che, ok, voglio prendere Zaccaria, devo prenderlo subito perché sennò poi non lo prendo più, non riesco a piazzare Arthur, ho difficoltà a piazzare Ramsey, bam, prendo Bentancur e lo porto agli Spurs. Morata, Barça Atletico non trova l'accordo, passano i Me lo giorni, tengo. resti. Me lo tengo. E poi io te lo dico adesso. Vai. Cosellone, Morata in questa seconda parte di stagione sarà l'uomo in più, non l'uomo in Guarda. meno. Perché Morata quando diventa il perfetto dodicesimo, Morata Io ho devastante, eh. visto la tua storia ieri sera e 20 minuti prima io avevo scritto un tweet identico dicendo sono veramente contento perché quando Morata diventa l'uomo da cui ti aspetti gol, allora c'è qualcosa che non va. Quando ce n'è un altro che fa gol al posto di Morata, cioè ce lo insegna la storia della Juve, poi Morata diventa Morata un bel come giocatore. dodicesimo, Morata quando magari sa anche che ormai qua stia per finire, però occhio perché poi le strategie cambiano e a prezzo di saldo Morata magari ci fa una riflessione in più, perché è vero che non darei mai 30 milioni all'Atletico, ma se Morata mi fa il Morata da qui al termine della stagione e l'Atletico mi chiede 10-15, Beh, ma glieli dai, gliene hai già dati di 20. poi magari fa una riflessione, poi magari, soprattutto se vedi questo giocatore inizia a carburare a fianco a Vlahovic, vedi l'intesa. Cioè, occhio a dare Morata per spacciato, perché tutto cambia molto rapidamente, ragazzi, nel mercato, nel calcio, l'umore, i risultati. Ora c'è un entusiasmo bellissimo a Torino e sono contento perché si è vissuto un autunno-inverno davvero all'insegna della depressione più totale. Direi di sì. Ora, quindi, sono state poste le basi per vivere una seconda parte di stagione all'insegna della massima dignità, che passa però inevitabilmente al raggiungimento del quarto posto. Previsione gol di questo signore qua in bianco nero da qui a fine Ah, guarda, anno? mi sto divertendo da giorni a fare delle previsioni. Io sto sui 12. Serie Serie A o totali? E A, sono tanti, Serie 15 partite, eh? Cioè, sono 12. tanti veri. 12. 12 in 15. 12 in 15. Beh, signore, qua direi che abbiamo. Ti basta fare il classico poker contro la Salernitana? Sì, Ma dici io guarda te. che ho avuto l'impressione oggi di uno che c'è un animale da gol, cioè uno è venuto qui per buttare giù anche il cemento dello stadio, eh? Cioè, non mi sembra, mi è sembrato uno che domenica arriva con l'intenzione di farne 2 o 3 al Verona, poi che ci riesca o meno, non lo so, questo non lo possiamo sapere, ma è uno che è venuto qui senza tanti fronzoli, eh? Cioè, come dire, io sono Vlahovic. Io le ho contate 5 volte. Lui ha detto vincere. Devo vincere. La Juve deve vincere. Io voglio vincere con la Juve. Tu C'è la quanti squadra gol, davanti. che media fai, Lucone, invece? Che previsione fai? Secondo me in Serie A se ne fa una decina. Ci siamo. Eh beh, 10. allora 10. vedi, sei della mia, sei del mio partito. Sì, beh, dai, da 10 a 12 comunque già cambia. No, no, beh, una decina in Serie Però A. considera una cosa, Luca, che tra l'altro è un ragionamento che secondo me è stato spalleggiato anche dalla Juve in chiave mercato. Tu ora hai già giocato contro Milan, Sì, Napoli, sono d'accordo, sono d'accordo. ti sei tolto l'Udinese, hai giocato con la Roma. C'è Cioè, il Inter-Atalanta. calendario Inter-Atalanta. è un po' più agevole rispetto alle altre, chiaro, Inter, Atalanta, tutte quelle squadre lì, ma è anche il Genoa, la Salernitana, l'Empoli, la Samp, insomma, il Derby, insomma, Vlahovic in quelle partite è uno che, cioè, Vlahovic è stato preso per fare un gol a partita, eh. Sì, ma anche perché la domanda che ti facevo prima sulle tempistiche era proprio su questo, perché chi ha avanzato un po' di dubbi sulla tempistica era per questo. Non avrebbe fatto più comodo col Napoli con Milan. Sì, certo, però c'era effettivamente l'opportunità di farlo arrivare, Però probabilmente no. certo, però c'è le strategie di mercato, vedere magari l'andamento della stessa Juve che è rimasta appesa lì e è ancora un po' lontana, perché comunque sei a 7 punti dal Milan. Io la partita col Milan lo ritengo un rimpianto incredibile, Ma fai te. partita bruttissima, era una partita che contro quel Milan devi vincere, perché poi vai a 4, prendo Vlahovic, a 4 punti ne parliamo. Invece sei a 7 e a 7 è una partita in più. E gli altri devono comunque perdere 2 partite, cioè, tutto il meccanismo che conosciamo. Però ora, motivazionalmente, credo che la Juve sia la squadra con più entusiasmo di tra tutte. Quindi.
Vediamo. Però da qua ad Halloween, dato che ho capito come Allegri ha approcciato i big match fino a questo momento, c'è una partita solo che mi sta sui coglioni, quella col Venezia. Quella col Venezia, veramente. Lì hai buttato proprio due punti dalla finestra. Sembrava Ma il gol di ce n'è anche Barak. un'altra, Lucone, ce n'è anche Il un'altra. Napoli, il Contro Napoli. il Napoli DC, cioè Napoli DC non la becchi mai. Sì, sono d'accordo, però per quello che ti dico, dato che Allegri i big match fino adesso li ha sempre preparati così, Ma infatti, secondo me, adesso il ragionamento da fare è, ragazzi, da domenica parte un altro campionato, che è una frase certo. che sembra una frase fatta, No, no, è no? Ma perché ho verissima. fatto? Ma è Ma adesso ti verissima. dici, sono 15 finali, sono fatti degli Oh investimenti no. incredibili, non possiamo sbagliare. 15 finali. Anzi, sono 15 semifinali. Ah, ecco, no, perché sennò Oppure sono 15 retrocediamo. finali di Coppa Italia? Non di Supercoppa, perché Non di visto Supercoppa che e soprattutto di Champions, no? la di Champions diventa un problema, perché vabbè, siamo salvi comunque, dici te, alla fine un altro anno in Serie A te lo fai. Grande, grande, grande. E niente, Roma, io direi di averti chiesto bene o male tutto quello che potevamo. Abbiamo anche lo scoop che la Juve è davvero su Zaniolo, abbiamo i 12 gol in 15 partite, abbiamo un po' di cose, abbiamo Abbiamo il tutto. segreto che verrà editato nel video e E non ti verrà dico anche rivelato. un'altra cosa, sai che ha Vai. provato a far saltare all'ultimo la trattativa di Vlahovic? No? Il Tottenham. Ah, ma sì, beh, lo dicevi prima. Sì. E poi invece ha detto, invece te lo finanzio io. È passato. Invece no, invece se non me lo posso prendere io te lo finanzio io. Esatto, è stato il ragionamento. Beh, logico comunque, no? Tra Kulusevski e Vlahovic siamo lì. Stesso. Grandissimo, Va bene. grandissimo Lucone, ti voglio bello caldo perché vivremo 5-6 mesi intensi. Va bene, Rome, grazie mille, ti Grazie ringrazio a te. per il supporto, come sempre, social, link tutto in descrizione, passate da Romeo. Ciao ciao, anche perché ho visto più te che mia madre ultimamente, Romeo.